La coreografia è quella della grande partita, di chi spera in un aprile propizio e che tornino a verificarsi eventi ormai lontani. Intanto Elena e Walter si sono sposati e qualcuno abbonda nelle acque. Molti metri più giù nel frattempo arriva il Parma, carico del suo entusiasmo, ed il Milan coi suoi vetri fumé che nascondono ogni intenzione. A proposito, c'è anche l'arbitro. Senza di lui non si potrebbe cominciare. Milan-Parma dopo aver visto l'andata Parma-Milan? Beh, io penso che tutti siamo stati contenti dello spettacolo della partita precedente. Siamo sempre nella scala del calcio, no? Sempre, uno dei posti più belli per arbitrare. Ritorniamo alla luce, stadio colmo e rumoroso, ed è ancora più stridente il contrasto con UEA e la sua preghiera. L'inizio è sonnacchioso, equilibrio e fase di studio lasciano poco allo spettacolo, finché il Parma non comincia a mettere in soggezione il povero diavolo, aggirato sugli esterni e che concede molto anche in zona centrale. Zaccheroni capisce che il momento è difficile e allora Giunti si inventa un colpo a cui il caso non è estraneo. Sempre solo una squadra al comando delle operazioni, la superiorità numerica e non solo degli emiliani a centrocampo è evidente. Così quando Abel Balbo realizza un gol bello, ma sul quale Abbiati ha forse delle responsabilità, sembra la più naturale delle cose. Un solo guizzo fino alla fine e nell'intervallo un suggerimento impossibile ed una sostituzione. Ganzi in campo e Biroff nel sottopassaggio. Così UEA diventa la prima punta e Boban si assesta a ridosso del centrocampo, diventando decisivo. Ora è il Parma che accusa la stanchezza accumulata nel suo straordinario martedì di Coppa. Turam è affaticato e si vede. E così quando esce e la difesa cerca di assestarsi, Capitan Maldini cerca e trova un gran gol. Ci abbiamo messo del nostro anche oggi, perché insomma si poteva rimanere aggrappati al treno dello scudetto, invece ormai noi siamo negli ultimi vagoni. Il Parma malgrado tutto cerca la reazione e per poco non arriva al raddoppio, ma ormai il Milan ha le ali ai piedi, trova gli inserimenti giusti ed ha bravura e fortuna nel gol partita di Maurizio Ganzi. Sicuramente è stato il gol più lungo della mia vita, perché dallo scatto che ho fatto prima che Boban lanciasse la palla, allo stop, alla rincorsa con Cannavaro dietro che mi stava raggiungendo, veramente è stata un'emozione. Trovare le energie per reagire ha del miracoloso. Il Parma sembra un passo dall'impresa. Sono errori di, secondo me, in generale non rimediabili, perché riguardano soprattutto l'attenzione, a mio parere. E migliorando queste cose qua si ottengono maggiori risultati, perché poi per il resto niente si può dire a questa squadra. È ora di andare via. Il secondo posto in campionato per il Milan è cosa fatta. La società mi ha chiesto di tentare di tornare in Europa, per il momento ci siamo, a chi mi pone la domanda lo scudetto, io dico che per il momento non ne parlo.